E dopo aver visto la serie Swift degli ultraportatili, vediamo anche i convertibili qui dietro. Li ho tutti e quattro, sono quattro, anche questi hanno praticamente le stesse diciture, si chiamano spin invece di Swift, e si parte dal 7, il top di gamma, spesso soltanto 10 mm, o meglio poco più, quasi 11 mm in telaio in alluminio. È un 14 pollici su un telaio da 13 pollici. La differenza si vede quando lo si mette accanto allo Spin 5, che invece è un 14, è un 13 pollici ed è decisamente più grande. È un convertibile, quindi cerniere che permettono di ruotarlo fino a 360 gradi. Si possono utilizzare questo come tutti gli altri, come nella modalità tenda, nella modalità tablet, quindi classiche modalità che permettono questo tipo di cerniere, questo tipo di prodotti. È interessante far notare che pesa soltanto 1,2 kg, nonostante si tratti di un convertibile, quindi due cerniere poste agli estremi che permettono questa rotazione. Vedete che anche in questo caso Acer ha voluto mantenere attimo che faccio così. Acer ha voluto mantenere questo grandissimo, ampissimo touchpad, praticamente identico a quello già visto sullo Swift 7. La tastiera sembra abbastanza buona, la corsa è abbastanza buona, come ho detto, il telaio comunque in alluminio, quindi tutto è molto rigido, non flette davvero, non è praticamente impossibile piegarlo, è impossibile trovare dei punti deboli in questo momento. Vediamo anche la dotazione: sulla parte destra ci sono anche in questo caso due USB Type-C e il jack da 3,5, due LED di stato sulla batteria e sull'alimentazione qui in alto vicino alla cerniera, e poi sulla parte sinistra invece c'è il tasto di accensione, spegnimento e il bilanciere del volume, perché chiaramente può essere utilizzato anche come un tablet, mentre da questa parte non c'è nulla. Non è facilissimo poi andarlo a gestire, perché comunque è molto molto sottile, sembra quasi tagliente, anche se le linee sono morbide, sono tutte tondeggianti. Vedete anche i bordi sono tutti tondeggianti. Non vi ho detto ancora della piattaforma hardware, purtroppo come vedete è spento, non posso farvelo vedere. Comunque a bordo c'è ovviamente Windows 10, l'ultima piattaforma Intel di settima generazione, con i core i fino a core i7, quelli a basso voltaggio, 256 GB di SSD e fino a 8 GB di RAM, prezzo da 1.299 €. Passiamo subito in diretta allo Spin 5. Spero mi sentiate un istante, ci siano tanti rumori, stanno ancora costruendo IFA perché mancano 2 giorni all'inizio ufficiale. Spin 5 differisce molto, devo dire, dallo Spin 7, perché il telaio è molto molto più ampio, pesa tantissimo. Questo è un chilo e 6, chiaramente touch, ma anche quello, tutta questa serie è touch perché sono dei convertibili, quindi anche in questo caso doppia cerniera, display Full HD. Questo è un 13 pollici, ma lo faremo più avanti in un altro focus, ve lo faccio vedere poi accanto. Si vede che la dimensione sembra molto più grande rispetto al Spin 7, che invece è da 14 pollici, quindi convertibile, si ruota anche questo di 360 gradi, piattaforma hardware, vi dicevo identica, quindi anche se in questo caso si può scegliere, anche sulla sesta, si può optare per la sesta generazione, quindi la Skylake fino a 16 GB di memoria DDR4. Questa è una novità sullo Spin 7, non abbiamo questa possibilità. E poi c'è una batteria che assicura fino a 10 ore di utilizzo secondo Acer. Comunque lo spazio c'è abbondante per ospitare una batteria, non so onestamente quanto sia grande. Passiamo rapidamente anche allo Spin 13, che è gigantesco, è un 15,6 pollici, il peso non l'ho in questo momento, ma credo che siamo molto molto vicini ai 2 kg. Full HD, quindi risoluzione Full HD fino a 12 GB di memoria interna, fino a 512 GB di storage. Questo è veramente un notebook, un convertibile da grandi dimensioni, ma insomma è difficile da gestire e da girare, però anche questo ruota a 360 gradi, quindi anche in questo caso non cambia molto quella che è la piattaforma hardware. Avremo a disposizione la settima generazione di Core i, quindi i nuovi cavi Lake. Vediamo, questa è una finitura, credo sia plastica, non è fatto metallo, anche se la finitura, queste striature sono simil metallo. E passiamo all'ultimo della serie, che è più piccolino, è lo Spin 1. Vediamo se riesco a trovare anche qualche. Ok, lo Spin 1, che ha un display da 11 pollici e 6, è un HD, soltanto un HD, quindi 1366x768, non è particolarmente luminoso, ma è carino, è molto piccolino, ci sono diverse colorazioni, questo è il celeste,
si ribalta anche questo, neanche a dirlo. Ha un touchpad grande, tutto ovviamente è plastica, è materiali plastici, e soprattutto qua si sente poi la differenza di categoria, perché comunque quei touchpad visti su Spinset sono molto più belli da utilizzare. E concludiamo con i prezzi: Spin 1 parte da 299 euro, Spin 3 invece da 699 euro, Spin 5 da 749 euro. Dasher, non è ancora tutto, continuate a seguirci, fatevi ancora cominciare. Wir haben auch